una piazza plurale per contestare un accordo che però il sindacato sta ancora discutendo? Sì, e che speriamo non faccia, perché sarebbe un disastro se il sindacato firmasse un accordo su una posizione di estrema destra che mantiene intatta la precarietà in entrata, vuole garantire alle aziende di poter licenziare la gente nelle ristrutturazioni tagliando la cassa integrazione e poi demolisce l'articolo 18. Quindi noi confidiamo che il sindacato non firmi e dichiari lo sciopero generale. Dicono che applicano però un modello che esiste in Europa, che è il modello tedesco. Sì, solo che in Italia c'è il modello italiano, in cui la Fiat faceva i reparti confini contro i comunisti e in cui la Fiat non fa rientrare in azienda nemmeno i lavoratori che sono stati condannati, che, diciamo così, che hanno avuto la possibilità di essere reintegrati dalla magistratura. In Italia la discriminazione politica e sindacale è una costante da quando esiste il movimento operaio, per questo è stato fatto l'articolo 18, se no non ce n'era bisogno, e quindi in Italia c'è bisogno dell'articolo 18 perché il nostro padronato è un po' eversivo e va tenuto a bada. Sono stati scioperi generali di sindacati di base, sciopero generale della FIOM, anche oggi molte fabbriche in sciopero, eppure non si trova il modo di fare argine. Io penso che c'è un doppio problema, uno sociale, di riuscire a costruire un'aggregazione di tutta la gente che è arrabbiata ed è tanta, lo è stato un po' lo sciopero generale della FIOM, per certi versi lo è il movimento Notav. Noi dobbiamo riuscire a costruire un movimento Notav, una Val di Susa in tutta Italia sulla questione dell'articolo 18, così come poi c'è un problema politico ed è il problema di riuscire a unire la sinistra che è contro questo governo, ed è l'invito che noi facciamo come federazione della sinistra, tanto a Di Pietro quanto a Vendola e a tutte le altre forze che ci sono, di metterci insieme, perché qua il problema non basta lamentarsi di che cosa sta facendo il PD e non sta facendo bene, qua il problema è di organizzare una sinistra e un conflitto sociale che permetta di bloccare il governo e di mandarlo a casa. Il Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica oggi ha detto parole gravi, perché il Presidente della Repubblica e il garante della Costituzione è un ruolo istituzionale che va rispettato, ma oggi è entrato a gamba tesa nel dibattito politico proponendo una ricetta economica di estrema destra, quella del rigore, che è uguale alla ricetta attuata in Germania dopo il 29 e che ha portato dritti dritti al nazismo con 5 milioni di disoccupati. E questa ricetta è sbagliata ed è il motivo per cui noi oggi contestiamo Napolitano e invitiamo il Presidente della Repubblica a fare il Presidente della Repubblica e non invece intervenire dentro un dibattito politico di cui lui deve essere il garante e non partecipe.